Perché vi tocco questo episodio di Minecraft, ragazzi, siamo nella serie Vanilla. Allora, cosa ho fatto? Ho rimesso il portale del Nether in una zona un po' più bellina, l'ho anche un po' abbellito, diciamo non tantissimo, però l'ho un po' abbellito. E questo qua è il nostro nuovo portale. Io non ci sono ancora entrato, quindi non so cosa possa succedere. Quindi ragazzotti, senza indugio, con segugio, andiamo into the Nether. Vediamo un po' dove ci spawna. Speriamo sia un posto decente. Allora, siamo in una Crimson, se non mi ricordo male. Ma dove cavolo mi ha fatto spawnare sto bufu? Ma scusi, ma che brutta zona di spawn. Cioè, è veramente orribondo. Sento maiali? Oddio, c'è un maiale che vuole farmi molto male. Ah, porco! E tu, porco, leva le mani addosso, direbbe qualcuno. No? Quale cavolo è? Questo qua? Non si sa quale sia il materiale giusto per fare. Porco. Vediamo un po' se riesco a fare una... Esploda! Esploda! Stupido maiale! Lo spicognato no, Ah, il porco qua... Ma porco c'è tu! Esploda, mi sta sulle balle. Ah! C'è anche papà porco! Porca vacca! Via! Via! Mamma! No, ragazzi, dai, ma perché devo già impazzire dopo neanche un secondo? Io quasi. Perché fa tutti i posti proprio la Crimson dove devo spawnare? Lo spiegate. A parte il fatto che non mi sento molto a mio agio in questo posto. Però... Ma come si permette di spararmi le schifezzine? Non provarci! Aia! Stupido bufu! Mamma mia che sberla! Bello! La crossbow! A parte la crossbow. Allora, siamo tranquilli? Sì. Allora, benissimo, ragazzi, dovete darmi una mano con i commenti per capire cosa posso fare into the Nether. Io sono rimasto a due cose in Nether. Si va a cercare la fortezza, quindi la fortezza la troveremo con calma, sangue freddo. Si vanno a cercare la glowstone, ok? La glowstone, quello lo so. Poi c'è da prendere... io vedo lì uno spicignacco, non voglio andare... Io quasi poi salirei, vado a prendere il quarzone, quindi ragazzi, prima di fare tutto, facciamo così, guardate, Allora, metti questo qua qui, ok? Vediamo un secondo a casina. Ce la posso fare, zio? Grazie mille. Ragazzi, fra tutti i posti buoni devo spawnare in coppa, come direbbero a Napoli, in coppa. Un albero? Va bene, grazie mille. Allora, mangiamoci un pezzone di pane. Buono il panino. Dai, si muova! Grazie mille. Allora, andiamo a prenderci un po' di cobblestone, così saliamo e io voglio uscire con... Ce l'ho il picconazzo, sì. Perché c'è questo qua? Attivo? No, non lo voglio. Voglio tornare a casa con almeno un po' di netherrack e un po' di quarzonio. Quindi quello è il minimo del minimo. Quindi buttiamo via questo. Ci prendiamo un po' di cobblestones. Torniamo into the Nether. Guardate, guarda che bella la mia farm comunque di sugar canes. Ah, ho portato a casa anche i maiali con un po' di carrots, e questo qua è una farmina carina. Io prendo le uova ogni tanto, arrivo qua e faccio
Sono usciti un po' di. Un po'. Aia! Un po' di picchignaccoli, però vabbè. Lei esploda! Non volevo veramente. Dove restai dentro, zio? Sei rimasto fuori, cavolo tuoi. Così pare. Dai, allora andiamo lì. Facciamo una scalata immensa. E ci prendiamo. Ragazzi, vai giù. Dai! Oh, va come. Oh, come bello nuotare col Brix! Scusatemi, non volevo. Allora, andiamo qua. Ogni tanto impazzisco, ma lasciamo perdere. Allora, prendiamo, saliamo sopra. Ci prendiamo. Io direi che possiamo salire da qua. Ciccioniacolo, ma che no, eh? Ci prendiamo un po' di quarzo. Ok. Se ce la faccio, vorrei prendermi anche la glowstone. Guardate lì la glowstone. Quindi facciamo così. Ragazzi, cioè, in questi casi, shift tutta la vita, non staccare lo shift bricks, che se stacchi lo shift sei morto, con certezza. A questa altezza, senza il feather falling, muori sicuramente. Quindi lo shift è essenziale, Bricks, non fare cavolate. Ok, quindi prendiamoci la glowstone. Bella lì, guarda, glowstone! Bella la glowstone. Ecco, vedi, la glowstone è un bel blocco che la Mojang ha aggiunto. Ogni tanto bisogna dirlo, eh. La Mojang in questi casi ha fatto un bel lavoro, eh. Quindi prendiamoci questo. Io sto usando come te il tool più inadatto, però non so come si rompe la glowstone con il piccone. Ipotizzo, non lo so come si rompe la glowstone. Secondo me un po' di glowstone l'ho persa in giro, però, ma con certezza un po' di glowstone l'ho persa. Io quasi quasi la farei cascare giù. Parkour! Ok? La farei cascare giù e quasi quasi poi me la vado a prendere. Saliamo sopra ancora, quindi mi metto qua, salgo su, mi faccio un buchetto, grazie mille per la netherracco. Ok, quindi sali, 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 fai una chiusurina, perfettissimo, e andiamo a vedere se riesco a trovare un po' di quarzo quarzonio. A memoria l'avevo visto, adesso però mi ricordo dove. Blocchi e buchi. Dov'è che avevo visto quarzo? Quarzo! Ho appena rotto un piccone di ferro. Vabbè, abbiamo quel diamante, quindi non è un problema, però. Ma dov'è quarzo? Ma scusatemi, eh. E sotto? Sì. Non vorrei che se non ci fosse nulla. Devo andare dritto e andare a sinistra. Ok, quindi vado dritto e poi vado a sinistra. Quindi dovrebbe essere tipo qua. Eccolo qua il quarzo! Thank you, you have machine gun! Gimme il quarzo after midnight. Lalla, 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 lalla. Guarda quanto bel quarzo! Ecco, un altro bel blocco che ha aggiunto a Mojang è il quarzo. Il quarzo mi è sempre piaciuto. Non cadere, please, fammi un favore, grazie mille. Il quarzo secondo me lo perdo. Ovvio. Va bene, non è un problema. Allora, dicevamo, apriamo un po' tutte cose. Allora, abbiamo fatto la nostra spedizione iniziale per il Nether, è stata completata e portata a termine. Quindi io direi che senza appena già scrivere, me ne torno a casetta. Ragazzi, voglio sapere se volete subito la puntata che andiamo a trovare Bastione, se devo cercarmelo io da solo, quindi off camera, e
Una volta trovato lo esploriamo insieme, quindi fatemi sapere nei commentini, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina, commentare, mettere un bel mi piace, noi ci vediamo alla prossima puntata e come al solito, addio e grazie per il pesce. Ciao ragazzotti, alla prossima!